siamo stati sempre in prima linea per Nino Di Matteo, per i magistrati di Palermo con la schiena dritta, per le indagini, quelle più difficili e pericolose. Lo abbiamo fatto mettendo per lungo tempo lo striscione sul Palazzo Gian Giacomo. Oggi siamo qui perché sappiamo che Nino Di Matteo è in pericolo, perché ha fatto indagini complicate e sta conducendo un processo difficile. L'Italia onesta è con Nino Di Matteo e con i magistrati per bene. Quindi Napoli, che è la città della legalità, del coraggio e della resistenza, dice a Nino Di Matteo: resisti, non mollare, perché noi siamo con te. Io penso che pericolo per l'incolumità personale, in particolare di Nino Di Matteo, è molto serio, che il processo che lui ha istruito è un processo chiave per la storia democratica del nostro paese. L'Italia vuole la verità per il periodo della strage, dello stragismo, e mi sa che questa verità è ancora lontana da essere ricostruita in pieno, e lui insieme ad altri magistrati ha avuto il coraggio di portare a compimento il processo sulla trattativa. Quindi credo che il pericolo sia molto concreto, e quindi bisogna alzare altissima la vigilanza democratica, che la fa il popolo prima ancora dello Stato.